Nel 91, dopo molta attesa e tanti sogni, finalmente accadde l'impensabile. Andai a Lhasa. Avevo accantonato l'idea di recarmi in Tibet dal 1985, da quando iniziai a dipingere il quadro del Potala. Per il semplice fatto che, avendo visto su varie pubblicazioni le fotografie di Lhasa con i semafori per le strade e la gente con il berretto da cinese, mi era venuto il magone. E avevo il timore che una simile delusione avrebbe spento in me l'entusiasmo e la forza di finire il quadro. Poi, a metà del mese di settembre del 1991, accadde l'impensabile. Grazie ad un mio importante collezionista, accumulai un po' di denaro e pensai al viaggio. Dopo mezzo secolo riuscii a realizzare compiutamente il più importante dei miei antichi sogni. La stagione era propizia per me. Perché in Tibet il tempo era ancora buono e in Nepal non c'era più il caldo soffocante. Zedang, Yarlung, Tsapo, Samye, Yunggu Lakang, Yadrong, Tashinpo, Shigatse, Lhasa, Potala, Drepung, Sera, Jokang, Barkor. Sono stato colpito in modo particolare da Shalu e dal Potala. Il fatto che avessi il mio Dorje appeso al collo e che conoscessi i nomi delle divinità che mi sovrastavano mi aperse molte porte e mi diede grandissime soddisfazioni. Lì provai le emozioni più intense della mia vita, le più sconvolgenti, ritrovando in quei luoghi le immagini inseguite da sempre, le atmosfere, i colori, le distese infinite, le luci, le ombre. Il Tibet inaspettatamente pieno di vuoto. L'ipnotico dipinto Il miracolo dei Lama Blu è del 1979, misura appena 50 cm per 70, ma questo olio su masonite sa condurre lo spettatore nei sogni di Alessandri, che si immedesima qui in un lama dal berretto rosso, rapito dall'incantesimo del Gran Lama Giallo, capace di compiere il miracolo, donando al pittore conoscenza e coscienza dei tre colori fondamentali, ossia il giallo che è simbolo dell'umiltà e della separazione dalla società materialista e che invita alla pratica dell'umiltà, il blu che riporta al concetto di eternità, verità, devozione, fede, purezza, castità, pace, alla vita spirituale e intellettuale, e infine il rosso, che è simbolo della purificazione dell'elemento fuoco, della luce che purifica le idee. L'immagine sembra avvolta da una sfera magica, per meglio mettere in rilievo l'ascesa spirituale, il cammino di perfezione a cui sono chiamati i monaci, tra cui compare lo stesso pittore, ultimo di una lunga processione, e che porta la kata bianca, la sciarpa della felicità. In basso a sinistra campeggia al di sotto di un cumulo di pietre il sacro mantra, scritto in tibetano, Om Mani Padme Hum. Gli elementi compositivi del quadro riportano ad un immaginario Tibet, dai luoghi surreali. Spesso però le visioni di Alessandri si nutrono di realtà viste o fotografate, per attribuire all'immagine creata l'efficacia di quel realismo che il sogno rifugge. Il pittore infatti inserisce negli splendidi paesaggi orientali anche una sua personalissima storia, in parte reale. Sappiamo infatti che egli si recò più volte in India, in Nepal e infine, nel 1991, nell'amato Tibet. A volte si inserisce e si ritrae in fermo e seduto su una sedia a rotelle, impedito nei movimenti.
La malattia fisica viene così scongiurata mediante la pittura che diventa rito apotropaico, filtro per lenire ogni male. Al di là di ogni analisi simbolica, è evidente l'esigenza coloristica del pittore, che fa uso sapiente di bianchi e azzurri, racchiusi però da un disegno impeccabile. Medico condotto. Il quadro risale al 1991. Si misura con il capolavoro di Leonardo, presentando un insolito cenacolo collocato di fronte ad una vecchia cascina diroccata del Biellese, precisamente a Vaglio Pettinengo, luogo prediletto dal piccolo Alessandri e in cui trascorse la sua infanzia felice. Oltre all'impressionante precisione dei particolari, sbalordisce l'efficace simbolismo dei soggetti rappresentati. A differenza dei 12 apostoli, resi scheletri, estremamente vivi sono solo gli esseri che Alessandri ritiene degni della vera vita, quella eterna. Suo zio Camillo, medico condotto, che egli amò più di suo padre e che seppe salvare numerosissime vite umane durante la Seconda Guerra Mondiale. Gli animali, parte integrante del creato, incolpevoli e meritevoli del continuo soffio vitale. E infine, Gesù, figlio di Dio, venuto a salvare il mondo. Questa senza dubbio è l'opera della maturità artistica e spirituale di Re Delirio. Tutta la sua più intima ricerca è contenuta in questo quadro, iniziato prima del viaggio in Tibet, 1991, e concluso qualche anno dopo, 1995. Non sfuggono elementi fondanti dell'opera. Maria Catrina, l'angelo della morte, con la falce, posizionata a sinistra. Il bagliore luminosissimo che si intravede tra gli alberi e che sovrasta il male, sintetizzato nella figura di lui, accucciato, collocato sul tetto della vecchia cascina. La luce è quella dello spirito, è la verità dipinta, unica vera essenza, non solo del quadro, ma anche dello stesso agire dell'artista. L'autore quindi riconosce nell'esperienza artistica un percorso di conoscenza. Una via privilegiata per accostarsi al divino che è dentro di sé. Alessandri, quasi come un'epigrafe sulla parete della vecchia cascina, in basso a destra, scrive: Dipinto con amore, togliendo così ogni dubbio sull'intento. Tutto è retto dall'amore, l'indispensabile motore dell'agire che sa elevare ogni scelta umana. Ecco un altro esempio di come i luoghi, nella mente dell'artista, siano trasformati in opere enigmatiche che lasciano lo spazio all'immaginazione e alla ricerca di risposte probabili, ma non assolute. Si tratta di un dipinto ad olio su masonite che misura 60 cm in altezza e 50 in larghezza, realizzato nel 1982 e intitolato Alta chirurgia a cielo aperto. Tutto avviene misteriosamente all'interno del sepolcro dei monaci, vicino alla Sacra di San Michele, simbolo del nostro Piemonte. L'alta chirurgia praticata tra le mura di un antico rudere, ironicamente, produce esiti prevedibili. La cassa, infatti, attende il malcapitato su cui operano tre maldestri chirurghi. Il contesto è insolito, ma è collegato alla storia del luogo. Il sepolcro dei monaci era in realtà forse una cappella cimiteriale, oppure, secondo un'altra ipotesi, una riproduzione del Santo Sepolcro, un luogo di sosta per i pellegrini che si avviavano verso il sepolcro di Gerusalemme. Alessandri ci regala la sua visione e versione, distogliendoci dalla percezione di un mero luogo storico. Lo anima con i suoi personaggi e ci accompagna altrove.
sorprendendoci con i colori brillanti, la sua tecnica compositiva e la precisione di ogni dettaglio. Otto incensi. L'opera risale al periodo fecondo del ciclo pittorico dei posti. È stata firmata con la data precisa, 1991, ma riporta un episodio immaginario del 6 novembre 1984. L'autore ci avverte, come sempre, del contenuto rappresentato tramite una bizzarra e insolita didascalia. Alessandri racconta di essere a bordo del suo caccia inglese. È finita la benzina, atterrò a Torino, in corso Racconigi 193, davanti all'antico stabilimento della Lancia. Otto grandi bacchette tibetane di incenso profumavano l'aria e otto signori claudicanti passavano, mentre in fondo a sinistra si era accucciato X, forma industriale di lui, ossia emblema del male. Si avvertiva ovunque, continua Alessandri, l'umidità, causa di forti reumatismi. L'atmosfera che si vive è senza dubbio da sogno coloratissimo. L'ispirazione parte dall'ex stabilimento della Lancia, che Alessandri ha saputo catturare con gli occhi di un visionario. La sua fantasia, però, immagina scene di un altro mondo, il suo, quello in cui si immerge quando zittisce la ragione e si apre a ciò che non si può spiegare con la logica dei perché. Lui dipinge quello che noi non capiamo, ci racconta l'impossibile, capovolgendo la realtà, scardinando con ironia le sue leggi. Non so dirvi quante vite abbia vissuto Alessandri, sicuramente tante, e tutte diverse, divertendosi spesso anche in modo fanciullesco. Mediante il potente filtro della fantasia, si è reso interprete dei mille volti dell'uomo, delle mille sfaccettature, delle mille contraddizioni che spesso albergano nell'animo umano. In modo imprevedibile, i difetti vestono i panni di personaggi insospettabili e fanno bella mostra di sé. Sfilano in processione con andatura malferma, non curanti di ciò che capita a pochi passi da loro. In un mondo industrializzato, fatto di omologazione e frenesia, neanche l'atterraggio innaturale di un vecchio caccia inglese risveglia dall'indifferenza e dall'egocentrismo. Solo il forte profumo degli otto incensi e speranza di elevazione mistica nell'arido deserto dell'industria di ieri, di oggi e di domani.